Torino prende la metà della metà della metà che è quello che prende Rastelli, però a Tavellino ormai sai come funziona e viviamo di ricordi. Certo. Però nessuno ha la facoltà di dire, io lo posso dire perché non sono né giornalista né niente, quindi non ho paura di esporre. Parla da uomo lì. No, sono libero di dire le mie cose, anche però perché senza offesa possiamo dire quello che per quello che ho visto io il calcio, per quello che l'ho praticato, io posso dire solo una cosa: in Lega Pro i campionati si vincono in due modi. O spendi fior fior di soldi, è quello che ha fatto D'Agostino, però con l'errore che ha portato i bidoni. Ecco, perché lui ha investito perché male, quando mi si parla del secondo mondo in calcio, sono d'accordo, però poi bisogna vedere questo secondo mondo in calcio che giocatori hai preso. Allora, se fai come al Catanzaro che ha speso soldi e quest'anno ha distrutto il campionato, allora sono d'accordo. D'Agostino l'anno scorso, invece di smantellare la squadra con quelle sue cacciate da incompetente nella sala stampa alla partita col Foggia, sarebbe rimasta ad Avellini vari Silvestri, Ilianes, Carriero, Maniero, lo stesso Dossina. Dossina. Allora oggi, Dossina non rimaneva perché già stava in una squadra di Serie B, però con queste intelaiature di squadra, con 5-6 giocatori di categoria alto livello, tu forse quest'anno potevi puntare. Ma forse anche un direttore sportivo. Ma guarda, io con i direttori sportivi c'è un problema. I direttori sportivi purtroppo sono molto amici dei procuratori. Hai toccato. E a volte io lo dico, sai perché? Tanto non mi interessa. E a volte fanno certi babà ai presidenti che non immagini proprio. Allora, ci scusami, per chiarire una cosa, l'Avellino dopo gennaio ha il primo mondo in calcio della Serie C Girone C. La prima? Ha il primo monte in gaggi, ha superato il Catanzaro. Ma io allora dopo gennaio. Allora, caro Cesare, mi devi consentire prima. Di tutti questi discorsi che noi facciamo sul piano della squadra, sul piano dell'allenatore, qua la colpa ce l'ha su ed esclusivamente la società. Mi devi consentire, perché io dico che una società, quando si propone di arrivare a un determinato obiettivo, si mette mano alla tasca e si cominciano a fare le cose. Beh, mi devi fare. No, te lo dico io, perché tu hai speso tante e tante di quei soldi, però non sei arrivato dove dovevi arrivare. Quello che ha fatto con Taurino lo dovevi fare quando ha iniziato ad avere la società in mano, a gestire il primo anno della società. Per cui creavi i presupposti dopo 2 anni, 3 anni di poter fare il salto. Non l'hai fatto. Allora adesso, siccome tu hai speso soldi inutili, l'obiettivo qual è? Vuoi raggiungere la Serie B? Ti devi circondare innanzitutto di persone che abbiano del tutto conoscenza sul piano nazionale, non limitato alla Campania, capiamoci bene. E ti devi circondare di persone, una di quelli che gli devi dare la piena autonomia. E tu, famiglia D'Agostino, ti devi mettere da parte, devi andare in un'altra stanza e fare operare in piena autonomia questo direttore. L'anno sportivo prossimo ci sarà il direttore generale. Ma io questo è quello. Ma queste sono cose che ti dovevi. Io non è che voglio fare una. Purtroppo si è fidato. Io dico che si è fidato di te. Ma la famiglia D'Agostino ha sbagliato perché? Proprio per la loro incompetenza. Lontano da quello che era il calcio reale ad Avellino, e tu l'hai vissuto come me, noi abbiamo avuto esperienze perché abbiamo avuto persone che tenevano in campo nazionale delle conoscenze dove a volte ci agevolavano e a volte, e noi abbiamo tenuto per me il più grande direttore sportivo che ad Avellino, tutti parlavano di Moggi, ma noi lo tenevamo qua in casa noi ad Avellino, Antonio, e si chiamava Franco Lanza. Siamo alle battute finali, siamo alla chiusura di questa trasmissione. Prossime 3 gare abbiamo, che dobbiamo fare? Come? Sono tre avversari. Ma io ti dico la verità, contrariamente a tutto quello che si sta dicendo e per, io dico che l'Avellino in queste 3 partite, se dovesse ottenere i punti necessari per poter entrare nei playoff, noi potremmo giocarcelo a viso aperto con chiunque. Perché qua tutti quanti, secondo me, non è che ci stanno chissà quale squadra, è perché noi abbiamo dato possibilità alle altre squadre di superarci. Prove per gli errori che abbiamo commesso sul piano individuale, sul piano collettivo, su tutti i piani, anche con l'allenatore. Ce la facciamo, Federico? Bisogna vedere la posizione in classifica, non certo il 7° posto sarà difficile, quindi dobbiamo vedere con una certa attenzione, anche perché, come ti dicevo
un istante fa, poc'anzi, noi affrontiamo tre squadre disperate alla ricerca di punti. È vero che sono inferiori a noi, però vanno ad affrontare soprattutto una Fidelis Andria in trasferta. Cioè, lì veramente è piede e pallone, come si diceva una volta. Cioè, con questo non voglio dire, per come sto vedendo la squadra, per la grinta che sta mettendo, soprattutto in trasferta, la non in casa, non lo so. E c'è un grande punto interrogativo. Certo, sulla carta la possibilità di entrare nei playoff ci sta, perché se pensi che alla settima è il Monopoli a 48, quindi Giovanni, ci sta a 5 punti da noi. Io da tifoso spero, e sarebbe assurdo non farlo, che arriviamo decimi e vinciamo tutte le partite della Serie B, ma so che è un sogno, però, il tifoso però è stupido, il tifoso è come l'innamorato, no? Certo, bisogna però dico, invece io per il futuro mi auguro che finisca il campionato, appunto, si fermino le bocce, in modo che hanno tutto il tempo la famiglia D'Agostino di programmare il prossimo, sarebbe ora, sperando che non sia un'altra via crucis. Antonio Bagnara, tu già l'hai detto all'inizio, è meglio archiviare questo campionato. No, vabbè, io dico che sono tre partite difficilissime, poi con Russo adesso che non c'è, quindi là davanti la vedo è una grossa perdita. Noi abbiamo molte difficoltà ad impostare in casa il gioco, perché non abbiamo gioco. In trasferta forse riusciamo a ottenere sempre qualche risultato. Possiamo sperare in Di Gaudio. Però io ho un'idea, secondo me, ma non lo so, non la voglio dire perché da tifoso mi auguro tu che pensi non... che D'Agostino lascia? Io penso che D'Agostino, secondo me, può pensare pure di retrocedere per azzerare tutti i debiti, perché se no l'anno prossimo ci troveremo con 40 giocatori e 13 milioni di euro di debiti, mentre andando in Serie D si azzera tutto. Saremo a vedere. Allora, in Serie D, io ringrazio i miei ospiti che sono Antonio Comella, Pere Carullo, Giovanni Venta, il tifoso Antonio Bagnara. Ricordo che su Radio Notte Stelle domani la replica alle 10.30 sull'app Android, poi andrà l'audio video sul sito e sulla pagina Facebook. Il nostro cuore va alla famiglia di Mimmo Cecere, mannaggia con questo cognome stasera, e poi naturalmente che dire, in bocca al lupo ragazzi, forza lupi sempre. Grazie, buona serata. Torino prende la metà, che è quello che prende Rastelli, però Tavellino ormai sai come funziona, viviamo di ricordi. Certo. Però nessuno ha la facoltà di dire, io lo posso dire perché non sono né giornalista né niente, quindi non ho paura di esporre. Parla da uomo lì. No, sono libero di dire le mie cose, anche perché senza offesa possiamo dire quello che vogliamo. Per quello che ho visto io il calcio, per quello che l'ho praticato, io posso dire solo una cosa: in Lega Pro i campionati si vincono in due modi. O spendi fior fior di soldi, è quello che ha fatto D'Agostino, però con l'errore che ha portato i bidoni. Ecco, perché lui ha investito male. Perché quando mi si parla del secondo mondo ingaggio, sono d'accordo, però poi bisogna vedere questo secondo mondo ingaggio, che giocatori hai preso. Allora, se fai come al Catanzaro, che ha speso soldi e quest'anno ha distrutto il campionato, allora sono d'accordo. D'Agostino l'anno scorso, invece di smantellare la squadra con quelle sue cacciate da incompetente nella sala stampa la partita col Foggia, sarebbe rimasta ad Avellini vari Silvestri, Ilianes, Carriero, Maniero, lo stesso Dossina. Dossina. Allora oggi, Dossina non rimaneva perché già stava in una squadra di Serie B, però con queste intelaiature di squadra, con 5-6 giocatori di categoria alto livello, tu forse quest'anno potevi puntare. Ma forse anche un direttore sportivo. Ma guarda, io con i direttori sportivi c'è un problema. I direttori sportivi purtroppo sono molto amici dei procuratori. Hai toccato. E a volte, io lo dico, sai perché? Tanto non mi interessa. E a volte fanno certi babà ai presidenti che non immagini proprio. Allora, ci avviciniamo alla chiusura. Per chiarire una cosa, l'Avellino dopo gennaio ha il primo mondo ingaggi della Serie C Girone. La prima? Ha il primo monte ingaggi, ha superato il Catanzaro. Ma io allora dopo gennaio. Allora, caro Cesare, mi devi consentire prima. Beh. Di tutti questi discorsi che noi facciamo sul piano della squadra, sul piano dell'allenatore, qua la colpa ce l'ha solo ed esclusivamente la società. Mi devi consentire, perché io dico che una società quando si propone di arrivare a un determinato obiettivo,
si mette mano alla tasca e si cominciano a fare le cose. Mi devi fare non è così. No, te lo dico io, perché tu hai speso tante e tante di quei soldi, però non sei arrivato dove dovevi arrivare. Quello che ha fatto con Taurino lo dovevi fare quando ha iniziato ad avere la società in mano, a gestire il primo anno della società. Per cui creavi i presupposti dopo 2 anni, 3 anni di poter fare il salto. Non l'hai fatto. Allora adesso, siccome tu hai speso soldi inutili, l'obiettivo qual è? Vuoi raggiungere la Serie B? Ti devi circondare innanzitutto di persone che abbiano del tutto conoscenza sul piano nazionale, non limitato alla Campania, capiamoci bene. E ti devi circondare di persone, una di quelli che già gli devi dare la piena autonomia. E tu, famiglia da Cossini, ti devi mettere da parte, devi andare in un'altra stanza e far operare in piena autonomia questo direttore. L'anno sportivo prossimo ci sarà il direttore generale. Ma io questo è quello. Ma queste sono cose che ti dovevi. Io non è che voglio fare una. Purtroppo si è fidato. Io dico che la. Insomma, si è fidato di Taglieri. Ma la famiglia da Cossini ha sbagliato perché? Proprio per la loro incompetenza. Lontano da quello che era il calcio reale ad Avellino, e tu l'hai vissuto come me, noi abbiamo avuto esperienze perché abbiamo avuto persone che tenevano in campo nazionale delle conoscenze dove a volte ci agevolavano e a volte, e noi abbiamo tenuto per me il più grande direttore sportivo che ad Avellino, tutti parlavano di Moggi, ma noi lo tenevamo qua in casa noi ad Avellino, e si chiamava Franco Lant. Siamo alle battute finali, siamo alla chiusura di questa trasmissione. Prossime 3 gare abbiamo, che dobbiamo fare? Come? Sono tre gare. Ma io ti dico la verità, contrariamente a tutto quello che si sta dicendo, io dico che l'Avellino in queste 3 partite, se dovesse ottenere i punti necessari per poter entrare nei playoff, noi potremmo giocarcelo a viso aperto con chiunque. Perché qua tutti quanti, secondo me, non è che ci stanno chissà quale squadra, è perché noi abbiamo dato possibilità alle altre squadre di superarci. Prove per gli errori che abbiamo commesso sul piano individuale, sul piano collettivo, su tutti i piani, anche con l'allenatore. Ce la facciamo fino a luglio? Bisogna vedere la posizione in classifica, non certo il 7° posto sarà difficile, quindi dobbiamo vedere con una certa attenzione, anche perché, come ti dicevo un istante fa, poc'anzi, noi affrontiamo 3 squadre disperate alla ricerca di punti. È vero che sono inferiori a noi, però vanno ad affrontare soprattutto una Fidelis Andria in trasferta, cioè lì veramente piede e pallone, come si diceva una volta. Cioè, con questo non voglio dire, per come sto vedendo la squadra, per la grinta che sta mettendo soprattutto in trasferta, la non in casa, non lo so. C'è un grande punto interrogativo. Certo, sulla carta la possibilità di entrare nei playoff ci sta, perché se pensi che alla 7ª è il Monopoli a 48, quindi Giovanni, ci sta a 5 punti da noi. Io da tifoso spero, che sarebbe assurdo non farlo, arriviamo 10 e vinciamo tutte le partite nella Serie B, ma so che è un sogno, però il tifoso è stupido, il tifoso è come l'innamorato, no? Certo, bisogna però dico invece, io per il futuro mi auguro che finisca il campionato, appunto, si fermino le bocce, in modo che hanno tutto il tempo la famiglia D'Agostino di programmare il prossimo, e sarebbe ora, e sperando che non sia un'altra via crucis. Antonio Bagnara, tu già l'hai detto all'inizio, è meglio archiviare questo campionato. No, vabbè, io dico che sono 3 partite difficilissime, poi con Russo adesso che non c'è, quindi là davanti la vedo è una grossa perdita. Noi abbiamo molte difficoltà ad impostare in casa il gioco, perché non abbiamo gioco. In trasferta forse riusciamo a ottenere sempre qualche risultato, possiamo via sperare in Di Gaudio, però io ho un'idea, secondo me, ma non lo so, non la voglio dire, perché da tifoso mi auguro tu che pensi non... che D'Agostino lascia, io penso che D'Agostino secondo me può pensare pure di retrocedere per azzerare tutti i debiti, perché sennò l'anno prossimo ci troveremo con 40 giocatori e 13 milioni di euro di debiti, mentre andando staremo in Serie D si azzera tutto. Staremo a vedere. Allora,
in Serie D. Io ringrazio i miei ospiti che sono Antonio Comella, Fiore Carullo, Giovanni Venta, il tifoso Antonio Bagnara. Ricordo che su Radio Notte Stelle domani la replica alle 10.30 sull'app Android, su, poi andrà l'audio video sul sito e sulla pagina Facebook. Il nostro cuore va alla famiglia di Mimmo Cesare Cecere, mannaggia con questo cognome stasera, e poi naturalmente che dire, in bocca al lupo ragazzi, sempre. Forza lupi, forza lupi, forza lupi sempre, grazie, buona serata.